E così, salvo colpi di scena dell'ultima ora allo stato attuale non preventivabili, Antonio Conte diventerà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana e soprattutto il provvidenziale parafulmine di Carlo Tavecchio, il nuovo presidente della Federcalcio, che sull'ex allenatore della Juventus conta molto per riguadagnare quell'immagine drammaticamente compromessa da una serie di sortite che non stanno né in cielo né in terra, a cominciare dalle ributtanti parole razziste pronunciate il 25 luglio scorso in sede di presentazione della sua candidatura. Grazie all'intervento degli sponsor della nazionale, nelle ultime ore è stato trovato anche l'accordo sugli evolumenti del commissario tecnico, che dovrebbero oscillare per un contratto biennale, cioè sino al campionato europeo 2016 in Francia, attorno ai 4 milioni e mezzo di euro. E d'altra parte è giusto che un tecnico del calibro e del valore di Conte, chiamato a ricostruire la nazionale sulle macerie della fallimentare spedizione brasiliana, venga pagato per il suo valore. Al di là delle dichiarazioni di facciata che lo stesso Tavecchio e i suoi corifei avevano fatto nelle scorse settimane, dicendo che la Federcalcio doveva, tra virgolette, accontentarsi di un tecnico il cui ingaggio non superasse il 1,5 milioni di euro. Per inciso, la stessa somma che veniva elargita a Cesare Prandelli, che invece finì al centro di roventi polemiche, di strumentalizzazioni politiche, quando prima del Mondiale brasiliano il suo contratto venne prolungato sino al 2016 e ci fu chi affermò che il suo ingaggio fosse spropositato. Ma questo ormai appartiene al passato. Ciò che conta è che lunedì molto probabilmente ci sarà l'annuncio ufficiale del nuovo commissario tecnico di una nazionale che il 4 settembre sarà impegnata a Bari nell'amichevole con l'Olanda, terza agli ultimi mondiali, e soprattutto il 9 settembre a Oslo contro la Norvegia, nella gara inaugurale del girone eliminatorio in vista di Francia 2016, campionati europei. Conte ha giustamente, oserei dire sacrosantamente, chiesto carta bianca su tutto e vedremo se la Federcalcio gliela concederà, perché anche Prandelli voleva organizzare stage, voleva che l'attività della nazionale fosse modulata sugli schemi dell'attività di un club. Poi però non gli è stato concesso, né tantomeno la Federcalcio, allora presieduta da Abete, debolissima nei confronti della Lega, gli diede una mano. Conte però vuole patti chiari e amicizia lunga, vuole impegni scritti e accetta questa sfida solo e soltanto se le sue condizioni vengono tramutate da parole a fatti, ovvero vengono trascritte in precisi e indilazionabili impegni assunti dalla Federcalcio. È importante che in tutta questa vicenda Conte sia l'unico responsabile della nazionale maggiore e di tutta la strategia delle under, delle nazionali giovanili della Federcalcio. È importante che Lotito non metta becco nella gestione della nazionale. Ieri il presidente della Lazio ha comunicato che non diventerà vicepresidente federale come sembrava, e questa è già una buona notizia, perché il conflitto di interessi sarebbe stato clamoroso. Un presidente di club che divenga vice del presidente della federazione non sta né in cielo né in terra. Ecco, è importante che anche negli affari della nazionale Lotito non metta becco, perché il responsabile unico si chiama Antonio Conte, uno dei migliori tecnici a disposizione, l'uomo giusto al momento giusto per rilanciare una nazionale, quella italiana, che dopo il mondiale brasiliano è rotolata alla posizione numero 14 del ranking della classifica FIFA.